Ragazzi, buonasera, eccoci qua con la penultima puntata e l'ultima puntata con la nostra nazionale italiana, purtroppo. L'ultimo mondiale disputato è il 2014, non ci saremo nel 2018. Ecco qua, Brasile 2014, 4 anni fa, uscimmo ai gironi nuovamente dopo 4 anni contro l'Uruguay, un girone di ferro. Vincemmo contro l'Inghilterra 2-1, quindi già lì ci ha fatto un po' forse illudere. Sconfitta con la Costa Rica 1-0 clamorosa e sconfitta 1-0 con l'Uruguay. Questa è la formazione: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Darmian, Verratti, Marchisio, De Sciglio, Immobile, Balotelli. Possiamo, impostazione di partita, intanto mettiamo, se sarebbe, sì, girone sereno. Mettiamo magari dilettante, giusto perché si sa mai, 4 minuti, ok, perfetto. Possiamo andare avanti, sì. Ok. Purtroppo è stata. Sono usciti proprio in modo pazzesco. Espulsione di Marchisio, un po' dubbia, però forse ci stava. E poi la clamoroso morso di Suarez, tanto discusso fatto una minchiata qua, su Chiellini, ha fatto tanto discutere, non è stato espulso, effettivamente l'espulsione ci stava, insomma, sempre vari fatti strani, ecco, quando c'è la nazionale italiana. Qua tra l'altro, quant'è che comincia? Ok, perfetto, poso così le scatole. Quindi, Godin, l'81esimo. Forse ci bastava forse anche un pareggio, non ricordo se ci bastava anche un pareggio, però è stato clamoroso quello. Perché l'Inghilterra un punto solo arrivò ultima. Noi con 3 punti, terzi, l'Uruguay secondo con 6 punti. E la Costa Rica prima con 7 punti. Una cosa incredibile, ragazzi, è mai successo veramente. Costa Rica prima, la più sfavorita praticamente del girone. Riuscì ad arrivare prima nel girone. Ecco qua Prandelli. Che bello, oh. Bello FIFA World Cup 2014 con gli inni. Guarda qua, tutti perfetti. Ecco qua, tifosi. Insomma, ditemi appunto con chi eravate quel pomeriggio caldo di giugno. Che giorno era? Che giorno era? Il 23 giugno, 24 giugno, 24 giugno. Ecco Godin. Quei tifosi. Ma dove sono? Ma si scherma, cos'è? Ah, ha fatto veramente bene questo Mondiale 2014. Ecco qua, Rodriguez. Direi che possiamo anche cominciare. Via! Italia-Uruguay, prendiamo quest'altra rivincita. Comunque, purtroppo quell'anno lì, ma non era neanche una brutta squadra alla fine, insomma. La rosa era abbastanza completa, mi ricordo quell'anno, poi comunque vincere con l'Inghilterra 2-1. Insomma, è stata purtroppo un'uscita dal mondiale pazzesca quella, perché tutti ci credevano, l'Uruguay comunque non era chissà che squadra alla fine, sì, sebbene. Comunque Suarez, Cavani, per carità, però comunque giocava di merda. Anche, cioè, noi non è che giocavamo meglio. Cos'è il rigore? Che è? Rigore. Rigore. Vabbè. Cavani, attenzione. Affanculo. Questo rigore qua non ho capito. Perché ha fischiato rigore? Cavani 1-0. Affanculo. Sempre di rimonta. Prandelli incazzatissimo, si alza. Quei tifosi uruguaggi o uruguaiani, ancora non so come si dice. Completamente sbagliato la posizione. Vabbè, 1-0, gol dell'handicap, ma questa volta Balotelli. Attenzione. Com'è che si corre qua? Ok. Balotelli, 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 però non sono riuscito a tirare.
Sembrava non stesse correndo, cioè, ma che se non corre? Darmian. Rossi in mezzo. Una vaffa. Comunque Balotelli lì fece un po' cacare poi, sebbene giocò forse bene contro l'Inghilterra, non mi ricordo se fece addirittura gol, però cioè, i giocatori erano proprio completamente smontati anche psicologicamente, io quella partita lì me la ricordo, sono passati 4 anni ma più o meno qualcosa mi ricordo. Occhio Cavani, noi vogliamo perdere di nuovo adesso. Occhio. Chiudi! Via! Meno male che non ho messo a livello esperto qua, che già c'è difficoltà a livello di dilettante. E qua. Ok. Via. Bella Marchisio! Vai Immobile! Ribattuto dal portiere. Dai! Fuori. Ma porca la zimbella, oh! Occasione da gol allucinante, era un gol fatto. Occhio Rodriguez, bene. Balotelli, no! Perché si è spostato quell'altro? No, no, no! Falciato! Occhio, no! Problemi fisici, altri rigori qua. Dai. Ok, via. Balotelli, indietro per Verratti che purtroppo. Dai, prendi sta palla. Verratti e Cavani, compagni di squadra, tra l'altro. Tutti e due PSG. Occhio all'Uruguay, ancora in avanti. Non rischiamo rigori di nuovo, per favore. Bonucci. Male male, male male, veramente male male. Diego Forlan, Madonna. Dove sta andando? No, raga, oh. 2-0 Cavani. Boh, non so che fare, boh, ogni tiro un gol praticamente. Vabbè. Raga, che dobbiamo fare? Purtroppo non si riescono a vincere tutto. Guarda, non riuscivo a fermarlo. 2-0 Cavani, ragazzi. Porca puttana. Vabbè. Andiamo di rimontare, forse. Ce la facciamo. Dai. Sta facendo più schifo dell'Italia vera, tra un po', guarda. Ma che poi comunque così non ne ha avute, Solo che non riesco a prendere il pallone. Ci si solo a fare qualcosa. Ok, dai, vai, vai. Fuori? No. Balotelli. Dai, fallo. Fallo. Siamo di qua. Non mi recupero, giovanone. Pirlo. Sì, immobile, tira! Non è angolo? Ma che tiro di merda. Niente, oh. Non entra. Che devo fa? Muslera. Per Alvaro Pereira. Fenomeno. Fino a primo tempo. Niente, dovrò fare dei cambi perché qua male manca 2-0, sto facendo ancora peggio, sto facendo, altro che rivincita. Un rigore che non ho capito perché era rigore, ma vabbè. Allora, andiamo avanti, facciamo dei cambi, che ti devo dire? Devo fare dei cambi? Ah, gestione squadra. Allora. Moduli, lasciamo così. Rosa, mettiamo. Che ci mettiamo qua? Vedo un cazzo. Insigne. Mettiamoci Insigne, che ti devo dire? Al posto di Darmian. Dai, proviamo. Sulla destra, proviamo.
Insigne, riprendi. Ecco Balotelli che entra in campo. Balotello. Dai, dai, muoviti. Dice Darmian, entra Insigne per smuovere qualcosa. Adesso massima concentrazione. Qua dobbiamo almeno pareggiarla. È comunque molto diverso dagli altri, soprattutto da FIFA World Cup 2010-2014, sono stati ben 4 anni, devo dire che la differenza è comunque considerevole dal punto di vista della giocabilità. Dai. Dai Verratti, su. Che sta a fare? Passa. Ma sembrano lenti, ma come cazzo? Non riesco a manovrare l'azione, ma... Bravo, sì! De Sciglio, Balotelli. Cioè, De Sciglio, sì! Fuori gioco? Ma vaffa, un altro l'ho messa dentro, poi un De Sciglio. Fuori gioco, niente, Non è partita. Ramirez al posto di Lodeiro per l'Uruguay. Non sta andando benissimo oggi. E prendi sta palla, ma porca la. Dove cazzo stai? Dai, prendi sta palla. Via. Attenzione, mica falciato. Che minuto siamo? 60esimo. Ancora niente da fare. Questo è fallo. Dai, batti. Non dietro. Ah, ok, devo battere lì. De Sciglio. Balotelli, dai. No, Immobile, scusa. No, Balotelli. Oh. Pirlo, De Sciglio. Sì. Insigne sulla destra. Insigne. Cross in mezzo. Fanculo. Sì. Marchisio. Ah no, ho sbagliato. Ancora Marchisio, dai. Dai che rimontiamo. Il cazzo. Dai, Insigne, cross in mezzo ancora. Ribattuto. Male. Bella palla. Insigne. Balotelli, vai, mettila dentro, sta cazzo. Rigore. No, io non posso crederci. A porta praticamente libera. Non sono riuscito a tirare, oh, ma è una cosa incredibile. E come minimo 3-2 dovevo essere a quest'ora. Ah, sbagliato. Dai. Balotelli, dai. Muoviti. Proviamo a metterla in mezzo, lunga. Però c'è nessuno. Non ci arriva nessuno. Cavani. Doppietta per lui. Sta uscendo? Che succede? Esce Forlan, entra Hernandez. Antunesimo. Neanche quello della bandiera riesco a fare, oh. È una cosa incredibile. Dai. Rodriguez. Niente. Destino che devo perdere, eh. Vai, Marchisio. Dai, Immobile. Questo non è fallo. Finito. Sai che ormai non ce la facciamo. Prendi sta palla. Due di recupero. Niente.
Prendila, ma vaffanculo. Ma pure il terzo mi fanno. Fuori gioco? Finita qua. 2-0. Ancora peggio della realtà stavolta. Uè. Non riuscivo a segnare. Cioè, occasioni non è che non ne ha avute. L'Uruguay ha fatto neanche chissà che cosa. Un rigore che non si è capito come. Nazione che non riusciva a prendere il pallone. 0-2, incredibile. È finita così. Vabbè. Prima sconfitta nella storia mondiale, non ho mai perso nei gameplay, stavolta è arrivata sconfitta. Chiellini, via, ciao, arrivederci. Barzagli, rigore, e poi Cavani doppietta. Valutazioni 7-6-2, ma poca roba. Va bene ragazzi, allora 0-2 purtroppo finisce il gameplay. L'ultima della nazionale italiana, proprio finisce proprio malissimo. Ragazzi, ci vediamo domani allora con la finale. Argentina-Germania, non mancate, questa è la Storia Mondiali 2014. Appuntamento ancora domani per l'ultima puntata, ragazzi. Iscrivetevi al canale, a presto.